Siamo qui in diretta su Cosmo Fruttariano, una pagina Facebook di corretta alimentazione, ma anche di denuncia delle cose che accadono nel mondo. Infatti ci occupiamo anche molto di signoraggio bancario e di strumenti di democrazia diretta. Come ti chiami? Ciao, io sono Elena. E di cosa parleremo adesso? Dunque, io l'estate scorsa, a luglio, sono stata a fare un ritiro di alimentazione pranica, Cosa vuol seguito. dire, pranica? Alimentazione pranica vuol dire alimentazione attraverso l'assimilazione di energia dall'energia dell'universo e non attraverso il cibo solido, quindi sostanzialmente un digiuno. Eravate? Eravamo in Francia, vicino a un paesino tra Tolosa e Montpellier, eravamo in campagna, vicino a Saint-Affrique. E quando è successo? Il ritiro è stato dal 9 al 29 luglio, eravamo circa 40 persone, di cui circa un 25 italiani, 25 francesi e 15 italiani. Eravamo in questa specie di casa colonica del 1100, molto molto lasciata un po' all'abbandono. Cioè, intendi dire che le condizioni igieniche, Sì, come... allora io quando sono arrivata mi sono resa subito conto che non era una situazione sostenibile, nel senso che ho avuto veramente una brutta sensazione e comunque c'erano, insomma, non c'erano, non avevamo dei, non avevamo i WC, avevamo due bagni, ma senza la tazza, senza poterli utilizzare per i bisogni, ma soltanto una doccia. In uno di questi due bagni c'era una doccia funzionante e nell'altro bagno una vasca che si intasava, quindi non E quindi dove utilizzabile. E andavate? quindi per i bisogni dovevamo andare, ci avevano detto proprio di andare nei campi, insomma in campagne, fuori, all'aperto, e mentre per bisogni un pochino più, diciamo, impegnativi ci hanno dato la possibilità di utilizzare un WC secco, che però era una specie di, era un pallet con una tavoletta appoggiata sopra che si muoveva pure, un odore impossibile, pieno di mosche, e quando avevamo finito dovevamo buttare la segatura. Io non, personalmente non sono mai riuscita ad utilizzarlo perché non riuscivo neanche ad entrare per l'odore, per il tanfo che c'era. Quindi hai Sì, fatto tutto in mezzo ai campi. sempre. E mi avevano detto pure che dovevo scavare la buca, mi hanno dato la paletta per scavare la buca, ma Certo, era un po' certo, certo. troppo, Senti, però diciamo. immagino avessi stanze singole, no? E no, avevamo delle camere condivise, tra l'altro io ero con due signori di 50-60 anni, più di 60 anni, e una ragazza, letti quasi attaccati, io questo letto che era pieno di cimici perché mi sono svegliata la mattina con tutte punture qui sotto il pigiama, quindi Ma e gli altri, necessariamente. Mentre quindi... quasi tutti gli altri avevano dei materassi appoggiati a terra, Buttati a terra proprio. buttati a terra, Scusa, e esattamente. parlavi di gente di 60 anni, io pensavo C'era che gente, fosse no, un ritiro di c'erano, giovani, no? no, assolutamente, anzi, diciamo che l'età media era sui 50 anni e c'era un signore di 83 anni. Signore 83? sardo di 83 anni e una signora di 72, circa sulla settantina. Tutti venuti a digiunare. Sì, a fare alimentazione pranica, perché loro non lo chiamano digiuno, ma dicono alimentazione pranica. E chi è il principale organizzatore di questo Nicola evento? Spilarz insieme a Raffaella Galoppi, che sono due persone che hanno delle pagine, sono molto attive sia su YouTube che su Facebook dal punto di vista. Infatti io quando mi sono interessata all'alimentazione pranica ho trovato un sacco di informazioni anche interessanti su di loro. Io sono andata con tanta speranza, ero molto fiduciosa. Questa signora di 73 anni, in particolare tu poi hai dovuto darle una mano, Sì, perché dunque lei ha avuto un incidente, ma un incidente di pochissimo conto, insomma, scivolata e si è sbucciata un ginocchio il primo secondo giorno.
Dopodiché non è stata, la ferita non è stata mai disinfettata e le hanno fatto delle medicazioni con delle erbe e così. Poi dopo una decina di giorni due signori francesi hanno avuto l'idea di farle una medicazione con l'argilla, ma hanno fatto un impacco di argilla, era un macigno di argilla messo appoggiato sopra alla ferita e legato stretto. E Pilates non si è opposto No, a questo. assolutamente. Diceva, ah, sì, bene, fai cambiare la benda. Si informava anche se aveva cambiato la benda, sì, chiedeva se aveva cambiato la benda, se aveva fatto, E che è insomma. successo dopo questo incredibile impatto? E dopo qualche giorno ho notato che questa ferita era rossa fuori dalla fasciatura, quindi ho pensato che forse questa fasciatura fosse un po' stretta e ho chiesto a Raffaella proprio, ho detto scusa Raffaella, ma secondo te forse la fascia non è troppo stretta? E lei va a vedere, ah, forse sì, e abbiamo aperto questa fasciatura e abbiamo trovato il ginocchio in queste condizioni. Accidente, pazzesco, pazzesco. Anche tu. Al che io mi sono spaventata. La situazione già non era delle migliori perché comunque eravamo in queste condizioni igieniche senza igiene. Però vabbè, può passare perché magari sei lì per un altro motivo e quindi questa cosa può passare in secondo piano. Poi però vedi che accadono delle cose così gravi, cioè insomma ho visto questa persona che era con quasi una setticemia e mi è venuto proprio la pulsione a voler andare via immediatamente da quel posto. Anche per aiutare Adriano. Certo, perché rischiava insomma di avere un'infezione invalidante. Cioè, Quindi hai sentito le figlie? sì, ho sentito le figlie e con loro ho spiegato alle figlie la situazione e loro ci hanno organizzato il viaggio di ritorno. Ho detto a Adriana che saremmo tornate e lei mi ha detto che non solo erano giorni che lei sarebbe voluta tornare, ma che Pilar le aveva sempre fatto cambiare idea sul suo rientro, che non voleva, diceva no, non rientrare, insomma cercava di convincerla a rimanere ancora. E io insomma prendo questa decisione in maniera senza chiedere più nulla a nessuno e quando dico a Pilars che saremmo andate via, lui inizia a metterci delle preoccupazioni riguardo al fatto che non ci avrebbero fatto rientrare perché lei con quel ginocchio ci avrebbero fatto storie, non ci avrebbero fatto salire sull'aereo e così via. Quindi lui la trattava come una bambina, mi dicevi, Allora, no? sì, lui la trattava malissimo perché diceva che lei non voleva reagire, diceva che lei era come una bambina capricciosa, che era viziata, che non permetteva con il suo atteggiamento al prana di scorrere, di guarire tutto. Pazzesco. Oppure una volta eravamo proprio i giorni in cui stavamo per ripartire. Lei era senza questa fasciatura finalmente e purtroppo lì c'erano tantissime mosche perché appunto le condizioni igieniche erano quello che erano e quindi l'ambiente era pieno zeppo di mosche che si appoggiavano ovunque e quindi si appoggiavano anche sulla sua ferita. Lei cercava di scansare le mosche e lui le aggredisce proprio con veemenza, no, lasciale fare perché le mosche tolgono quello che non va bene. Pazzesco. Sì, io lì veramente sono inorridita, oppure dopo un po' gli faccio, guarda, senti Nicolas, pensavo di fare un brodino filtrato a questa signora questa sera, Adriana, per un po' di sali minerali, sai, adesso dobbiamo fare il viaggio. E lui mi ha detto, no, non ti devi permettere, tu non sai niente, come ho detto, perché tu sai, e lui mi fa, sì, certo, io so dalla mia esperienza. Quindi è una persona molto egocentrica, pieno di sé, pieno della sua. E poi gli ho detto: scusami, Pilars, tu sai qualcosa di setticemie? E lui è stato zitto e dopo 2 minuti che ci ha riflettuto ha detto: vabbè, forse sì, faglielo un brodino.
E quindi arrivati al pronto Cambiando un po' soccorso, l'espressione, sì. arrivando al pronto soccorso a Milano, che è successo? Cioè, i medici ci hanno accolto, abbiamo spiegato un po' la situazione, increduli, ci hanno lasciato andare. Ah, quando siamo arrivati al pronto soccorso, la gamba ormai era diventata viola fino alla caviglia. Io quando ho risentito Adriana qualche settimana dopo, perché lei non era in grado inizialmente di parlare al telefono perché era veramente in condizioni, lei del viaggio non ricorda nulla, mi ha detto. Mi ha detto per fortuna che siamo rientrati in tempo perché altrimenti mi ha detto il medico che altre 24 ore e avrei potuto perdere la gamba, insomma, sarebbe potuto andare in maniera molto Rischio peggiore. amputazione, addirittura. Sì. Senti, ma tutte queste informazioni, cioè, immagino che era gratis Ah il. no, abbiamo pagato 600 euro. 600 euro a testa per 3 settimane, ma non avevamo neanche il servizio minimo del bagno, non avevamo nulla, nulla. Ma scusa, 600 per 40 fa 24.000 euro. Ah Cash? sì, perché vabbè, io perlomeno io ho dato un acconto con un bonifico bancario, ma di 100 euro, non mi ricordo, e poi il saldo all'arrivo. 500 cash. Esatto, senza ricevuta. Senti, noi però in realtà ci stiamo agganciando all'intervista fatta a Elena, Sì. la quale voleva venire via con te, ma si vede che si sentiva di dover rimanere perché purtroppo 2 giorni dopo è morto Vanni, un signore di Bergamo. Sì, un signore del nostro gruppo mi ha avvisata mi ricordo ero tornata da pochissimo e mi scrive una ragazza che era al gruppo con noi, mi dice: Hai saputo? Terribile, terribile. E io mi sono preoccupata, ho iniziato a scrivere a un po' di persone del gruppo e mi hanno detto quello che era successo. Tra l'altro Elena, testimone del giorno dopo la morte, gli chiesero come ti senti a Pisa, se lui rispose mai stato meglio. Sì, me l'ha detto. E Come anche che lui e Raffaella non volevano che gli altri mi dicessero della morte di Vanni perché io ero stata polemica e quindi non dovevo essere tu informata eri della morte. generalmente polemica sul posto, No, diciamo. io facevo le mie domande, cioè sono andata lì con tanta speranza, ma ho conservato sempre il mio spirito critico e quindi facevo delle domande. Senti, ma se tu avessi visto l'intervista di Elena o la tua stessa intervista che stiamo adesso facendo, prima di partire, saresti andata lo stesso? Assolutamente no, mai. Io Ti sono andata proprio immaginavi? perché ho sempre sentito notizie positive, sempre che tutti stavano benissimo, che chissà cosa doveva succedere, la vita nuova, ti cambia la vita, ma in realtà io ho visto tanta sofferenza intorno a me, solo tanta sofferenza. Tanta sofferenza, ma ti immaginavi mai che poteva morire una persona? No, non. È stato terrificante, è stato veramente, quando me l'hanno detto, sconvolgente, veramente. Certo, tra l'altro Elena poi ha fatto quello che tu hai fatto con Adriana, ha portato la famiglia, cioè la moglie della persona che è mancata, in macchina fino in Francia. E poi venne a casa mia e facemmo una famosa intervista a casa mia il giorno stesso in cui arrivò in Italia. E tutto questo per dire cosa? Fate attenzione a cosa? Sì, a non dare credibilità a persone che vogliono soltanto approfittarsi Cioè, nel senso in generale, fare attenzione a chiunque si ponga in maniera, che sa tutta la verità lui, senza Sì, dargli le esatto. pezze giustificative scientifiche. Per quanto ne so Esatto. io, che comunque, mi confronto giornalmente con i professori universitari di Milano, non c'è nessuna pezza giustificativa scientifica per il pranismo, respirismo, come lo vogliono chiamare. No, ma più che altro anche il voler imporre in maniera così perentoria e autoritaria le proprie convinzioni, le proprie idee, che esatto, come hai detto tu, non hanno alcuna. Cioè, perché lui era proprio quasi. Sì, no, dico, tra l'altro poi Elena diceva che lui andava a comprare addirittura il foie gras. Non Sì. vedo come no, dato che lui diceva di essere così spiritualmente avanzato, compri il foie gras. Assieme al Esatto, rosso, no. non mi sembra proprio No, un affatto. illuminato, come direbbero in No. quell'ambiente. E quindi ribadiamo, fate attenzione,
già dai tempi di prima di Jasmine si moriva ai tiri speriani, solo che purtroppo veniva detto alla famiglia di non dirlo, e solo chi è specificamente addentro la questione, che studia, come questo per esempio regista Iggy, come si chiama? Iggy Chuan, che addirittura sta facendo un film sul respirismo dedicato in particolare a Pillars, perché anche lui è rimasto sconvolto da questa. È sconvolgente, è veramente sconvolgente. Quindi vedremo di linkare questo film, docufilm. Salutiamo Elena per la precedente testimonianza, e mio personale consiglio: non andate a fare digiuni, che si chiamino respirismo, che si chiamino digiuni, dato che i corpi chetonici sono molto più acidificanti del mangiare carne. Ok, grazie.